Thomas Schell, il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, perché ha voluto un Vaccination Day? Perché è importante che le istituzioni, a partire dalla sanità, ma anche della società civile, danno un esempio a tutti che è importante vaccinarsi, quest'anno ancora di più che gli anni passati, perché chiaramente c'è una possibile confusione tra Covid e influenza stagionale, e noi oggi lanciamo una grande campagna che deve coinvolgere 140.000 persone da vaccinare. Alcuni cittadini hanno timore che non ci siano sufficienti vaccini. Nel territorio della provincia di Chieti qual è la situazione? Per il momento abbiamo già distribuito più di 30.000 vaccini in una settimana. L'industria ci sta fornendo, anche se come in tutte le regioni non garantiscono sempre la giornata della consegna, ma noi sicuramente possiamo andare avanti e nel mese di novembre arrivano i vaccini che servono per la campagna vaccinale. Ma proprio per facilitare la vaccinazione, soprattutto in condizioni di sicurezza, quest'anno c'è una novità perché lei ha promosso la moltiplicazione dei centri vaccinali. Sì, noi vacciniamo chiaramente anche con orari prolungati nelle sedi del CIESP, che sono i centri vaccinali istituzionali. Abbiamo coinvolto le USCA di San Salvo, di Guardia Grele e di Artessa per vaccinare su due turni, e chiaramente noi abbiamo anche già inserito alcune strutture che i comuni di questa provincia ci hanno messo a disposizione, faremo dei sopralluoghi, alcune sedi saranno punto vaccinale per tutta la stagione, altri saranno per qualche giorno per venire incontro alle esigenze del territorio. Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Chieti, Ezio Casale. Questa è una giornata riservata alle istituzioni, la ASL Lanciano Vasto Chieti lancia la campagna di vaccinazione con il Vaccination Day riservato ai rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Cogliamo l'occasione per dire ai cittadini di questo territorio di vaccinarsi e perché? Sì, assolutamente sì, la vaccinazione è sempre importante, la vaccinazione di influenzale, quest'anno lo è ancora di più perché siamo in piena emergenza Covid. E vaccinarsi significa aiutare anche i medici in futuro a non confondere sintomi tra l'influenza e il potenziale Covid, in quanto sappiamo tutti che almeno all'esordio questi sintomi sono molto simili. Serve anche ad evitare che i due virus circolino contemporaneamente e che quindi i pazienti possano essere colpiti da entrambi i virus, quindi pericoli di coinfezioni che potrebbero determinare l'insorgenza di gravissime complicanze nei soggetti colpiti. Il prefetto di Chieti ha aderito alla campagna di vaccinazione promossa dalla ASL Lanciano Vasto Chieti. Perché è qui? Ma guardi, io quando me l'ha detto il direttore Schell, devo dire che è stato per me non una sorpresa, una novità, anzi il fatto che lui l'abbia fatto come iniziativa pubblica così importante dall'idea che le vaccinazioni hanno un'utilità. Io peraltro ne sono arciconvinto perché questo è l'undicesimo anno che faccio questa vaccinazione e devo dire che ho sempre convinto tutti i miei collaboratori e quanti miei amici, quando si esce tra amici anche, no, ne ho sempre parlato in senso positivo delle vaccinazioni, non fosse altro perché immunizzarsi in qualche maniera aiuta sempre tutto il mondo che ti circonda a stare bene. Io ne ho avuto prova diretta. E quindi facciamo un appello alla popolazione di questo territorio a vaccinarsi? Assolutamente sì, senza dubbio, non ho dubbi nel dire che fare la vaccinazione non costa assolutamente nulla, peraltro anche gratuita, quindi diciamolo francamente, e non ha controindicazioni. Io ripeto, per sulla mia persona, ma potrei parlare di tutti i miei amici, tutte le persone che conosco, che ho convinto a vaccinarsi, non hanno mai avuto problemi, quindi ritengo che sia una cosa normale e invito tutti a farlo senza proprio avere nessun dubbio. Ecco.